No, ma ti ricordi quando da piccoli organizzavamo le pippe di gruppo tutti insieme? Come no, che uno portava la cassetta presa di nascosto alle dita. Sì, sì, facevamo gara a chi durava di meno. Ah, coppetta, martelletta, sbucciabaffo. La mano morta, che non la sentivi più perché ci sedevi sopra. Mamma mia. Una cosa incredibile, noi neanche le cassette ci avevamo. Beh, no, no. Io mi strusciavo contro il sellino della bici, penso. Ancora mi ricordo. Scusa, non ho capito, col sellino tu... Eh sì, con qualcosa dovevamo masturbarci. Adesso, comodamente, da casa. Cioè, tipo, che fai adesso? Cioè, stai in camera da sola, in vestaglia, con la musica di sottofondo, le candele, poi magari ti raggiunge una tua amica in bici, fate trin trin tutte insieme, tipo... No, in realtà è più una cosa così, guarda. Sembra una specie di gabbiano arrapato. Vabbè, però non è che tutte le donne lo fanno, eh? Ah, Guia lo fa, io non l'ho mai fatto. Laura, dai. Mai. Non è possibile. Mai. Ma non è possibile, come fai quando vuoi? E quando voglio chiamo il mio ragazzo. Sono ragazzo. Ah, infatti, Guglia, tu sei una ninfomane, ecco perché sei single. Infatti, è una cosa tua, cioè non è che adesso le donne si masturbano, no, sai come fanno. E poi si sa che per voi donne è tutta una cosa di testa, sta tutto qua, sta. Vado a prendere da bere. Oh, ma che ti sei offesa? Ninfomane mica un insulto, no? Io mai. Io non l'ho mai fatto. Io mi faccio le pippe! Ogni donna in questo locale si masturba. E chi non lo fa è perché ancora non ha trovato la bicicletta giusta. E che per noi ogni cosa sessuale deve essere misteriosa. Cunnilingus sembra un incantesimo di Hogwarts. Perché io quando sono al bar con le amiche devo usare solo queste parole astruse che non sono neanche un pochino volgari? Ma adesso basta. È arrivato il momento di dire le cose come stanno. Chi è con me? Della doccia, ma che ci devo fare? Che guarda che non lo userò mai, proprio mai. Io amo solo te. Sì, lo voglio.